Never in the field of human conflict was so much owed by no man in so few. Yesterday, December 7th, 1941, a day which will live. Benvenuti su Parabellum. Oggi ci occuperemo della scomparsa della Luftkreisgruppe, nota prima dell'ottobre 1916 come Fliegertruppen des Deutschen Kaiserreich. Essa fu la forza aerea dell'esercito imperiale tedesco durante la Prima Guerra Mondiale. Con la sconfitta degli imperi centrali, alla fine del conflitto, la Luftkreisgruppe rimase formalmente operativa anche dopo la dissoluzione dell'impero tedesco e la costituzione della Repubblica di Weimar. In seguito alle imposizioni stilate nel Trattato di Versailles del 1919, la Luftstreitkraft venne definitivamente disciolta ed i suoi velivoli ceduti a nazioni limitrofe come risarcimento, requisiti dalle nazioni vincitrici o distrutti. Questo almeno formalmente. In realtà, la storia è molto più complessa, frazionata e ricca di sfumature e avventure. In questo video cercherò di ricomporre il puzzle, cercando di capire dove finirono uomini e mezzi e di come la nascita di molte forze aeree di paesi emergenti sia legata alla fine della Luftstreitkraft. Un accenno alle origini prima di parlare della sua dissoluzione è una cosa dovuta. Le origini si possono ricondurre al 1884, quando l'esercito del recente costituito impero tedesco, ancora essenzialmente prussiano, cominciò ad utilizzare palloni aerostatici per missioni di osservazione e ricognizione aerea, spesso utilizzati in collaborazione con l'artiglieria per dirigere il tiro. Gli ottimi risultati ottenuti nel 1887 convinsero i vertici militari a costituire una compagnia di aerostieri, la Luftschiffarbeitung. I risultati, sempre più incoraggianti, convinsero le autorità militari a trasformare nel 1901 quel reparto sperimentale nel Luftschiffarbataillon, primo battaglione dirigibilisti, equipaggiato con i dirigibili, istituendo inoltre un apposito corso presso il campo di aviazione Flugplatz di Doberitz per la formazione del personale ad esso assegnato. Nel 1906 venne istituita una nuova compagnia sperimentale, la Versus Compagnie für Motor Luftschifffahrt, posta al comando del maggiore Hans Gross. Il 1 maggio 1910, con l'avvento dell'aereo, viene istituita una nuova scuola di volo, la Provisorisch Militärflieger School Doberitz, posta sotto la responsabilità del Hauptmann della RUA, e dove i tenenti Mackentun, Forster e Friedrich Freiherr compirono i primi voli prima di diventare essi stessi istruttori e dai quali uscirono i piloti che parteciparono ai Prinz Heinrich Flug, competizione aeronautica destinata a velivoli militari. Nel 1912 venne istituita la Königlich Prussische Fliegertruppe, reale arma aerea prussiana, che riuniva il personale militare di tutte le forze aeree transizionali dei vari Länder tedeschi, inclusa la primitiva forza aerea della Marina. Quindi, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la forza aerea dell'impero tedesco era composta da 5 Fliegerbataillonen, ognuna equipaggiata rispettivamente con 6 o 4 velivoli, più 12 battaglioni aerei costituiti per l'esercitazione, i quali avevano il compito di provvedere all'addestramento del personale militare e alla fornitura di nuovi apparecchi. All'inizio del conflitto, l'esercito poteva contare su un organico di circa 280 piloti e 309 osservatori già disponibili ed un parco velivoli composto approssimativamente da 270 biplani e 180 monoplani. Durante la guerra, la Luftstreitkraft cambiò insegne più volte. La più nota a sinistra fu usata durante la Prima Guerra Mondiale nel periodo 1914-1915. Quella al centro fu adottata nel periodo 1916 fino a marzo 1918, ed infine, a guerra finita ed inizio Repubblica di Weimar, quella a destra fu usata fra marzo 1918 e aprile 1919, fino a quando la forza venne dissolta in ottemperanza alle clausole che vanno da 198 a 202 del Trattato di Versailles.
Infine, è impossibile inoltre non citare l'alone di romanticismo che alleggiava attorno alla guerra aerea condotta da uomini che duellavano l'uno contro l'altro per la loro vita e che però seguivano un codice cavalleresco che era molto sentito e rispettato da tutti. Molti di questi uomini venivano originariamente dalla cavalleria e dalla nobiltà. Manfred von Richthofen, il barone rosso, il più grande asso che la guerra aveva generato, rimase nella leggenda, e alla sua morte gli inglesi gli tributarono grandi onori. Questo genere di storie e miti ispireranno la prossima generazione di piloti. Ma in questo periodo si formarono anche altri personaggi, come ad esempio Hermann Göring, che diventò un asso dell'aviazione a sua volta e finì per comandare la squadriglia che fu del barone rosso, il famoso circovolante, e che ritroveremo nella seconda guerra mondiale come comandante in capo della Luftwaffe. In fondo, quasi ogni aeronautica deve la sua formazione e la sua esperienza a questo periodo, o grazie alla fine dello stesso, come vedremo. Il collasso dell'impero tedesco, di quello russo e di quello austro-ungarico aveva portato a rifiorire dei nazionalismi, con la conseguente nascita e rinascita di molti paesi che si trovavano nei confini dei tre imperi decaduti. Queste nazioni non aspettarono di certo la risoluzione del Trattato di Versailles e spesso si mossero ben prima. Alcune di esse anche durante l'ultimo anno di guerra, come ad esempio le rivolte polacche in Silesia e gli ucraini in Russia, sfruttando il caso degli imperi sconfitti ed in preda a rivoluzioni. In un certo senso, tutti erano già dotati di nuclei armati, dato che intere divisioni polacche, cecoslovacche, serbe, estoni, lituane, ucraine e persino finlandesi avevano combattuto per almeno uno degli imperi. Vi sono anche casi estremi di nazionalità che hanno combattuto per quattro parti, come ad esempio l'armata blu polacca in Francia, i polacchi della Silesia per i tedeschi, quelli della Galizia per gli austro-ungarici e quelli nella parte russa per la Russia zarista. Queste forze si mossero subito ad occupare fabbriche, depositi, aeroporti, sia essi tedeschi che austro-ungarici o ex zaristi, mettendo le mani su di un mix di equipaggiamento. Da questa situazione emergenziale di caos vennero formate le forze aeree di questi paesi con un mix raccoliticcio di Albatros, Fokker, Halberstadt, LVG ed altri aerei tedeschi, oltre che in alcuni casi aerei di produzione inglesi e francesi che si trovavano nelle mani ai russi come i Sopwith Camel, gli Spad e i Morand Saulnier. In molti casi, come vedremo ora nazione per nazione, spesso queste forze aeree furono formate quasi solamente grazie alla dissoluzione della Luftstreitkraft e anche grazie all'arrivo dei piloti ed esperti dalla Germania che spesso volarono con i loro mezzi per scappare alla requisizione imposta dal Trattato di Versailles e che contribuirono alla formazione di queste nuove aeronautiche. Una piccola parte di aerei fu requisita dagli alleati come bottino di guerra o risarcimento e fu divisa fra i vincitori. Piccole quote finirono alla Francia e all'Inghilterra, di cui fecero poco uso e che anzi spesso e volentieri cedettero o vendettero agli alleati. La Francia catturò circa un centinaio di velivoli di ogni tipo, principalmente Albatros e Fokker T7, che integrarono nell'Armée d'Air per poco tempo per poi regalarli o venderli alla Polonia negli anni 20. L'Inghilterra ne fece sfilare molti di quelli che furono catturati alla parata della Vittoria a Londra. Essi vennero studiati e smantellati, e inoltre ne cedettero un buon numero al Canada, al Belgio e persino qualcuno alla Nuova Zelanda e l'Australia. Alla fine la Gran Bretagna ne bandì l'uso per questioni di orgoglio nazionale. Il Belgio ricevette all'incirca 150 aeroplani, di cui almeno 75 Fokker D7. Sia come regalo da parte degli alleati, sia come compenso per danni di guerra da parte della Germania. Essi furono utilizzati dai belgi per tutti gli anni 20, sia in un servizio attivo che a scopo addestrativo. Il ritiro dal servizio avvenne all'incirca negli anni 30, e una decina di Fokker D7 furono utilizzati da linee aeree civili per addestrare i piloti. Dopo questo periodo se ne sono perse le tracce. Il Canada ricevette almeno 22 Fokker che furono mandati a Camp Borden in Canada partendo dal campo inglese di Feltham durante il marzo 1919. Un numero imprecisato di velivoli venne utilizzato a scopo di studio e addestrativo finché una serie di incidenti ne fece ritirare l'uso, forse per una cattiva manutenzione o incapacità, impossibilità di mantenere i velivoli in condizione di volo.
La Danimarca, a guerra finita, comprò due Fokker D7 tramite la Dansk Luftfahrt nel 1922. Entrambi furono ceduti alla Flyverkorpset, la forza aerea danese. Uno solo fu utilizzato per volare, l'altro venne impiegato come pezzi di ricambio. Venne utilizzato per voli addestrativi. Sembra che uno dei velivoli ebbe un incidente durante una dimostrazione nel 1927. E per quanto riguarda l'altro, fonti riportano che Göring negli anni 30 comprò il mezzo per la sua famosa collezione di aeroplani. I polacchi, già nel periodo delle insurrezioni in Silesia e della Grande Polonia, la Wielkopolska, del 1919-1920, misero mani su depositi di aerei, parzialmente costruiti o in fase di costruzione di numero indefinito, ma sostanzioso. Inoltre, un gran numero di aerei finì nelle loro mani quando si impossessarono di una fabbrica della Fokker nella Wielkopolska. Un altro bel bottino di aerei fu fatto nell'aeroporto di Lewandowka, vicino Lviv o Lvov, ed in altri aerodromi minori sparsi per tutta la Polonia. Tutti questi aerei requisiti dai polacchi finiranno per formare la nuova forza aerea, armando vari squadroni, fra cui il famoso 7° Kosciuszko, composto fra l'altro anche da molti piloti americani volontari, che vennero a dare una mano specialmente durante la guerra polacco-ucraina e poi sovietico-russo-polacca. L'arma aerea polacca si stima che fra il 1918 e il 1924 abbia avuto in mano circa 2300 apparecchi, per lo più tedeschi e austriaci, ma vi erano anche mezzi comprati da altre nazioni, come ad esempio l'Ansaldo Balilla. A partire da metà anni 20, i polacchi utilizzarono i velivoli tedeschi per addestramento, fino alla loro obsolescenza o incapacità di gestione. Dopodiché, per lo più si dotarono di aerei francesi, comprati o prodotti licenza, mentre intanto lavoravano ad una produzione autoctona che vide la luce negli anni 30. Sicuramente i polacchi furono i più grandi beneficiari ed utilizzatori delle ex forze aeree tedesche della Luftstreitkraft. Anche russi ed ucraini si impossessarono di aerei tedeschi, ma in numero minore e per vie traverse. Ad esempio i russi ne catturarono alcuni ai polacchi e agli ucraini, quando quest'ultimi dovettero ritirarsi per poi perderli di nuovo in combattimento o per abbandono di territorio. Per quanto riguarda i finlandesi, invece, la storia si fa interessante, dato che la sua forza aerea venne costituita sotto una grande influenza tedesca. Dopo la guerra civile, il parlamento finlandese si dichiarò indipendente dalla Russia nel dicembre 1917 e subito si ebbero dei combattimenti. I finlandesi, filocomunisti, volevano continuare una relazione stretta con Mosca, mentre l'aristocrazia era orientata verso la Svezia e la Germania. I filorossi alzarono un'armata di 40.000 irregolari aiutati dalla Russia sovietica, mentre i bianchi, guidati dal maresciallo Mannerheim, fortemente aiutato da regolari tedeschi, materiale e finanziamenti, sconfisse i rossi in una brutale campagna che finì per portarlo al comando del paese per decreto e ad abolire il comunismo. Poi una commissione interalleata fece ritirare i tedeschi e portò il paese ad una forma più liberal democratica. Durante questa guerra venne formata la forza aerea finlandese, composta da vendite segrete di Albatros da parte della Germania e soprattutto dalla Svezia, tramite il conte Erik von Rosen, che donò una dozzina di aerei Albatros alla Finlandia. Egli era un pilota e adottava come simbolo una svastica blu, che i finlandesi subito adottarono come loro insegne ufficiali, che utilizzarono fino al 1945. In verità, anche i lituani ed alcune unità di Freikorps utilizzavano la stessa insegna. Diciamo che era comune fra gli anticomunisti. La forza iniziale finlandese era composta da alcuni Fokker D7, Albatros e alcuni aerei catturati ai russi tipo Spad e Nieuport. I primi istruttori ed ufficiali erano di origini tedesche e svedese, che parteciparono alla guerra civile e poi, vista la situazione della Germania, rimasero in Finlandia. Fino agli anni 20 e 30, i finlandesi continuarono a comprare aerei dalla Fokker, come il D21, che utilizzarono anche nella guerra d'inverno, con ottimi risultati fra l'altro. Avendo solo 40 apparecchi, ne persero solo 16, perdendo 10 piloti, ma abbattendo ben 152 velivoli russi. Le forze aeree finlandesi, fin dalla loro creazione, furono intese come forza indipendente. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i finlandesi usarono veicoli di ogni tipo, dai vecchi Fokker 21 fino ai 109 tedeschi, ma anche Brewster Buffalo americani, Fiat G50, Hawker Hurricane, Morant Sarnier 406S e persino Bristol Blenheim.
La Cecoslovacchia, appena nata, si trovava circondata da vicini con cui ebbe subito delle contese, ad esempio con l'Ungheria, e per affrontare questa minaccia creò una piccola intesa con la Jugoslavia e la Romania al fine di intervenire contro l'Ungheria, che era in preda ad una rivoluzione comunista che comunque ebbe vita breve. Il 30 ottobre 1918, l'istituzione del Corpo dell'Aviazione, Leteki Zbor, segnò l'inizio dell'aviazione cecoslovacca. In questa situazione le forze cecoslovacche aeree si formarono con un mix di equipaggiamento tedesco, austriaco e russo, per lo più Albatros e Brandenburg tipo C e un sacco di Fokker tipo 7 di produzione ungherese che era stato fatto sotto licenza con motori Daimler. I piloti, per loro fortuna, accumularono esperienza sotto l'impero austro-ungarico, quindi già conoscevano i mezzi, e molti altri giunsero dalla Francia, dove i cecoslovacchi avevano formato divisioni e squadroni aerei con l'idea di combattere per la loro libertà. A differenza di tutti gli altri paesi, la piccola Cecoslovacchia aveva un'ottima industria e fece tesoro di questi mezzi analizzandoli e cominciò fin dalla metà degli anni 20 a produrre dei mezzi propri. I cecoslovacchi diedero vita a un'industria aeronautica di tutto rispetto, con l'Aero, la Via e la Letov, che coi loro modelli parteciparono anche a competizioni internazionali, vincendo ad esempio la Coppa Italia del 1925 e ingrandendo molti record. I loro ingegneri diventarono famosi come František Novotný, Jaroslav Lonek, Robert Nebesar e Karl Tomasz. Dei paesi che ereditarono pezzi della flotta aerea tedesca e austro-ungarica, sicuramente i cecoslovacchi sono quelli che dal punto di vista tecnico-produttivo riuscirono a trarne vantaggi maggiori, creando una loro industria che fino a metà degli anni 30 era al passo e competitiva col resto del mondo. Per quanto riguarda gli stati baltici, Estonia, Lettonia, essi trovarono tra le mani circa 50 apparecchi tedeschi che però rimasero nelle loro disponibilità per poco. L'andamento altalenante della loro esistenza come paesi, in vista alla guerra sovietico-polacca, disperderà questi apparecchi. La Lituania, le cui forze armate collaborarono con i tedeschi nel 1917-1918 a contrastare la prima invasione sovietica del paese, ricevettero un numero non ben definito di Albatros, B2 Junker F-13, 8 LVG, oltre che un numero di meccanici, piloti e istruttori non precisato. In una seconda andata, le forze lituane ricevettero circa 35 aeroplani fra Fokker T7, Halberstadt ed altri, sicuramente utilizzati fino al 1920, ma poi i russi tornarono e occuparono Vilnius, per poi cederla per mano dei polacchi, e quindi è lecito pensare che tali aerei furono spesi per la difesa o finiti, persi, in mano sovietica o polacca. Quando le cose si stabilizzarono, i lituani comprarono illegalmente uno stock di Fokker D7 dai tedeschi, che era stato evidentemente nascosto e che utilizzarono per ben 17 anni fino al 1937, quando le forze lituane cominciarono ad avere i primi monoplani di produzione locale. Inoltre, i lituani produssero Albatros e Fokker ed altri veicoli tedeschi, comprando stock di parti dalla Germania per poi montarli localmente. Alcuni di questi velivoli arrivarono agli anni 40 come addestratori. Gli olandesi, da cui venivano falato le industrie Fokker di Anthony Fokker, ebbero un ruolo importantissimo nell'equipaggiare l'arma tedesca durante la Prima Guerra Mondiale. Il monoplano Eindecker fu il primo aereo capace di sparare attraverso le eliche, grazie al moto sincronizzato di Anthony Fokker. Il Fokker D8 divenne l'aereo standard da abbattere fino a fine guerra. Veloce, robusto, maneggevole e facile da usare, talmente competitivo che fu l'unico mezzo che venne citato nel Trattato di Versailles, dove era specificato che ogni Fokker D8 doveva essere consegnato agli alleati. Nel 1919 Fokker, col permesso degli alleati, smontò le sue fabbriche, le caricò su dei treni e le portò in Olanda dalla Germania, dove continuò a produrre i suoi aerei. I modelli più recenti, di metà anni 30, come il Fokker 21, finirono per armare molte aviazioni, come ad esempio quella finlandese e olandese. Inoltre, i suoi aerei civili furono utilizzati negli anni 20-30 da oltre 54 compagnie aeree. Per quanto riguarda gli ultimi paesi, Bulgaria e Ungheria, c'è da dire che in Bulgaria ne finirono alcuni, di Fokker tipo 7, e che finirono nascosti a uso civile e poi vennero utilizzati probabilmente a scopo militare per addestrare i piloti. Per quanto riguarda invece l'Ungheria, ricevette circa un centinaio di Fokker, che furono poi utilizzati durante la piccola rivoluzione comunista
e che probabilmente vennero persi. Nel 1924 risultavano essere rimasti solo 4 apparecchi che erano fra l'altro registrati a uso civile. In conclusione, la fine della flotta aerea tedesca, che venne smantellata e divisa, fece la fortuna di molti altri paesi che non avevano né le conoscenze né le capacità per produrre aerei propri. Essi utilizzarono questi aerei sia in maniera emergenziale, sul momento, dato che si trovarono in guerra appena nati, sia per studio al fine di sviluppare un'industria proprio come fecero polacchi e cecoslovacchi. Infine, alcuni aerei, alcune centinaia, furono nascosti dai tedeschi, ma quando li tirarono fuori nel 1927, essi si trovavano in condizioni tali da non essere servibili e quindi non se ne fecero niente. Inoltre vi sono alcuni casi di Fokker che sono finiti in America e in Svizzera e che furono ovviamente studiati, analizzati e utilizzati ad uso civile o per allenamento. Direi che dopo questo excursus si potrebbe dire che la fine della Luftstreitkraft è un tipico esempio di mors tua, vita mea. Almeno lo fu per molti paesi, per molte aeronautiche. Beh, se avete avuto la pazienza di seguirmi fino a qui, grazie. E alla prossima puntata, le origini del carro armato.